Siamo alla Romania, nella periferia est di Roma, e stiamo entrando in quello che è il regno di Casa Monica, qui nella capitale. Guardate che ville, con le palme, la statua dei leoni. E là lì in fondo è la villa dove qualche anno fa è stato arrestato Giuseppe Casamonica, uno dei boss della famiglia. È stato arrestato per riciclaggio, anche se la maggior parte dei Casamonica finiti in galera sono stati accusati in realtà di estorsione, usura e spaccio di droga. Qui siamo a Via Devers, quella che fino a 2 anni fa era la zona dello spaccio. Poi 2 anni fa c'è stata una retata e hanno arrestato 40 persone e spacciavano in queste villette qua. Queste sono le villette di Casa Monica ed era uno spaccio porta a porta come Scampia. Vedi Casa Monica Giuseppe, Casa Monica Rosa. Cazzo, papà da finita, no? Sono 15 giorni, no? Ho capito. Sono 15 giorni, papà da finita. Sì, ma noi stiamo solo cercando qualcuno che... Non dico niente, falla finita, punto. Buongiorno, mi scusi? Dai i soldi, per piacere, mi dai. Ma di cosa i soldi? Ma l'hai fatto pagare, ma hai fatto la fotografia, poi pagare, sì o no? Scusi, cercavo la villa di Vittorio Casamonica. Il primo cancello. Guardate le telecamere. Casamonica e Spada, che è un'altra famiglia in onor di mafia. Ma no, non riprendi. No, no, va bene, ok. Non riprende! Va bene, con calma. No, okay. Andate, siccome si è parlato molto. Perché lui è domiciliare, non può parlare, non andate per piacere. Ma domiciliare per cosa? Ma non ti interessa! Ragazzi, tu ma devi parlare prego! Per sapere! Ma perché riprendete? Qual è il motivo che riprendete? E siamo qui nella villa di Vittorio, certo. Ma che c'è nella villa di Vittorio? Che così? Eh? Che cosa vuoi? Ma chi è lei, scusi? No, ma chi siete voi? Siamo dei giornalisti. Aspetta! Guarda la piscina. Questa è la villa di Guerino, Casa Monica. Le palme. Oh, che cazzo fai? Oh, che fai? Ti risalto. Adesso ci state proprio a provocare. Ma siamo per strada. Vediamo che cosa volete da noi. Volevamo capire un po'. Scusi, lei è un casamonica. Ma che cosa volete? Non sappiamo. Volete andare via adesso? Non ci abbiamo niente da dire. Volete andare via? Perché non andate via? Oh, parlato... la fai finita di riprendere? Perché c'è rotto proprio il cazzo voi, tutti quanti. Ma rotto il cazzo di cosa? Siamo appena arrivati, abbiamo... tutto, non voi, non siete ignoranti. Ma lei era parente, è parente di Vittorio? Oh, ancora mi fai domande, tu chi sei? Chi sei parente tua? Luca, tu sei mio fratello. Ti ricordi i soldi che ti ho dato? No. Ti devi ricordare pure di quando ti ho dato i soldi, pure a te. Ok. Che tu abiti? A Roma. Dove? Testaccio. Dove? Che via? Rega a lei. Perché me lo dici? Che c'è paura, c'hai? Perché c'è paura? Devo comprare qualche macchina, ti serve qualche macchina? No, non serve nessuna. E allora? Io ho chiesto semplicemente che... Ti serve qualche macchina? No. Quando cambi la macchina mi viene a trovare e ti cambio la macchina. Macchine, e ti cambio la macchina. Ma questi sono ebrei, Non capisco niente. Vai, andiamo qua. Arrivati i carabinieri. Quello è l'arco di Travertino. Da lì in poi comincia il loro feudo. Qui dietro sti palazzi abitano loro. Quello è il mare che è andato a fuoco. Quanto tempo fa? Un anno e qualcosa. No, ma quelli comandano Roma veramente, non è che l'hanno mandata da cielo. Adesso hanno fatto un messaggio. Noi siamo i padroni di Roma, possiamo fare questo funerale, nessuno ci ferma. Adesso che gli sequestrano? 3-4 milioni di roba, e sti cazzi! Gli rimbardano questo. Qua chiedono il pizzo a tutti o no? Cioè, piuttosto che chiedere pizza, che il pizzo può essere pure pericoloso, ma fa prima a prestare i soldi a usura. Tu sei l'unico che ha denunciato? La gente c'ha paura, quello è il problema. Sono omertosi. Magari preferiscono non dire niente, non mettersi in mezzo, non esporsi. Ma è successo qui, davanti a tutti? No, è successo alle 2:30 di pomeriggio. Cioè, è venuto qui un Casamonica e ti ha chiesto il pizzo. Lui mi ha sempre detto, qua ci volevo aprire una bisca io. Non gli è mai andato giù che avessimo aperto il locale noi. Mi ha chiesto 500 euro a settimana e io gli ho detto che non ce l'avevo 500 euro a settimana. Così mi ha detto, vabbè, quanto mi puoi dare? E io ho detto che non glielo do niente. Capirai, ha fatto un casino, si è messa a strillare, tiro fuoco al locale, non è finita qui, le solite cose. Se n'è andato, dopo un po' è tornato con un amico suo e hanno picchiato un mio collaboratore. L'uomo che vedete in manette è Salvatore Casamonica, arrestato il 27 agosto scorso per tentata estorsione.
che abitava qui, Salvatore, quello che hanno arrestato per la tentata estorsione. Mi scusi. Ma la parte sta legata. No, ma sì, no, è solo siccome sappiamo. Ma denuncia, così andiamo in galera, capito? So che abitava qui Salvatore. Ma non aprire nessuno, basta stare. Ma aspetta, dice che chiedeva 500 euro a settimana. Chi l'ha detto? No, chi l'ha detto così? L'estorto. Ma che stiamo? Calabria, a Napoli. Dove sta la fragranza? Di Casamonica. Dove prendi il consorzio umano? Ma quando fa qualche fragranza? Come condanno quando fai cavallo? Addirittura sei partito a chiedere pizzo. Il primo caso nel mondo a chiedere pizza. Se tu manca, Casamonica a chiedere pizzo. Ma poi oggi c'è la droga, e qua c'è il regno loro, quello è un villaggio chiuso dove c'erano loro e lì vendono quanta roba vogliono. Io sono venuto a prendere volentieri, e purtroppo le conosco bene sto posto. Che è successo a suo figlio? Morto con overdose. Perciò, alla fine che diventa pure una liberazione per la famiglia, perché insomma, la famiglia... perché intanto la vita diventa un inferno quando c'è un drogato dentro casa. Ti affido a periferia, caro PD! Lo so qual è la situazione delle periferie! Siete parte del problema! Vergogna! Vergogna! E il quartiere l'avete abbandonato voi! Qua sono 50 anni che il quartiere va bene così! Non c'è nessuno! Venite soltanto quando c'è da papà! Venite soltanto quando vedete Peppe, dovete far vedere e basta! Sei levato! Venite qua solo a farti pubblicità! E noi stiamo nello schifo! Si vergogni! Vai! Non ti vogliamo qui! Vattene! Vai via! Vai via! Questa è casa nostra, vai via! Guardate la scorta incredibile che accompagna via Marino dalla manifestazione.